Di nuovo ben trovati anche con la nostra pagina sportiva, in primo piano il calcio con la Lucchese che ha sostenuto un allenamento congiunto con l'Arezzo del direttore sportivo Paolo Giovannini, una partita che suona come un campanello d'allarme per i rossoneri che tornano sconfitti per 2-0 contro una formazione del campionato nazionale dilettanti. Giulio Del Fiorentino. A 8 giorni dall'inizio del campionato, che scatterà con la trasferta sul campo della quotatissima Reggiana, amichevole di livello per la Lucchese di scena ad Arezzo. Inizialmente Maraia tiene in panchina gli ultimi arrivati, Bianchimano, Tiritiello, Di Quinzio, gioca invece Maddaloni. Al quarto Arezzo in vantaggio, Settembrini ruba palla a Franco, Poggesi intercetta e appoggia lo stesso capitano aretino che dal limite segna un gran gol. 9° minuto ed è calcio di rigore per i padroni di casa, Maddaloni a terra Pattarello, l'arbitro indica il dischetto, dagli 11 metri Settembrini raddoppia spiazzando Coletta. La Lucchese prova a reagire, sollecita un paio di volte il portiere avversario ma senza mai sembrare realmente pericolosa. Nella ripresa tanti cambi ma è ancora l'Arezzo a fare la partita e a chiamare Coletta 2 importanti interventi per non dover tornare a casa con un passivo ancora peggiore al cospetto di una formazione di categoria inferiore. Ad una settimana dal via del campionato tanto lavoro attende Maraia che deve inserire i nuovi e dare compattezza a tutto il complesso. I colori della Polonia rimangono assoluti protagonisti dell'edizione 2022 del Giro di Toscana, con Agnieszka Skalniak che questa volta non si fa sfilare la maglia rosa conquistata a Segromigno in Piano grazie al terzo posto odierno. Oltre alla maglia rosa, la polacca conquista anche la maglia ciclamino della classifica a punti. La gara ha preso il via dalle mura, la presenza del sindaco Pardini e dell'assessore allo sport Barsanti che si sono fermati prima dello start ufficiale a rendere omaggio assieme all'intero gruppo corsa alla targa posta all'inizio della pista ciclabile intitolata Michela Fanini appena fuori dal centro storico. E adesso andiamo ad Altopascio dove torna il Memorial Cordischi organizzato dal Tau Calcio. Lo stadio di Altopascio sarà pronto soltanto ad ottobre. Ma il Tau Calcio non ha rinunciato ad organizzare l'edizione 2022 del torneo Cordischi, attesissimo appuntamento di calcio giovanile riservato alla leva del 2009. Il torneo si disputerà tra lo stadio di Cerbaia di Lamporecchio, il centro sportivo Oltrera e lo stadio Mannucci di Pontedera, dove si disputeranno le finali. Trofeo che si articolerà in 5 gironi di 4 squadre che si sfideranno fino a giovedì 15 settembre, una manifestazione storica del calcio toscano che si rinnova e si potenzia grazie all'organizzazione della struttura Tau Calcio e all'importante sponsorizzazione della Benso Tascani rappresentata in sede di presentazione da Giampiero Sigismondi. Anche quest'anno il trofeo sarà impreziosito dalla partecipazione di società professionistiche e dal meglio del calcio regionale. Perché i lavori non termineranno a metà ottobre probabilmente e quindi non potevamo non organizzare questa manifestazione, abbiamo deciso di muoverci in un bel impianto, in 2 belli impianti, quindi siamo contenti. In più la casa del Tau Calcio sarà definitivamente sistemata per quelli che erano dei piccoli problemi, non solo per la Serie D ma per tutto il movimento del Tau Calcio giovanile. Sì, sicuramente daremo una riverniciata a tutto, compreso l'impianto di Badia che per noi diventerà fondamentale. Riprendendo con i lavori, stiamo portandoli a conclusione, speriamo di poter consegnare lo stadio comunale di Altopascio a tutti i nostri sostenitori, ai ragazzi e ai vari fruitori dell'impianto entro l'inizio del mese di ottobre. Proseguiamo con le ragazze della Nottolini Capannori che hanno iniziato la preparazione precampionato. La stagione 2022-2023 vedrà le bianconere ancora una volta protagoniste della Serie B1 di volley femminile. Alla palapiaggia di Capannori ha cominciato a lavorare anche la Nottolini, che sarà in asse di partenza del campionato di B1 di volley femminile. Agli ordini del riconfermato coach Stefano Capponi, terza stagione bianconero per lui, la squadra si è ritrovata. Da ricordare che il roster è stato rinnovato e rinforzato, ma che tuttavia manca ancora di una schiacciatrice. Sabato 8 ottobre la prima di campionato sul campo del Caselle, esordio in casa il 15 ottobre contro la Virtus Biella. Le impressioni sono buone, nel senso che le giocatrici che abbiamo preso
dovrebbero essere di valore assoluto o di prospettiva, quindi un buon mix direi tra giocatrici esperte e giocatrici giovani. Certo ci sarà da lavorare perché all'inizio bisognerà creare un po' di amalgama tra le giocatrici, visto che abbiamo cambiato molto. Penso che i 2 anni che abbiamo fatto sono stati 2 anni positivi. Il primo molto positivo, l'anno scorso abbiamo avuto un po' di fatica, abbiamo fatto un po' di fatica a metà anno, però poi alla fine i valori sono venuti fuori. Quest'anno spero, insomma, di fare un buon lavoro, penso che ce la giocheremo con tutti, poi il campo dirà il suo verdetto. È tutto anche per lo sport, di nuovo un breve break pubblicitario e poi torniamo con la terza e ultima parte del TG Noi.